salvato. Guarda che rimogliello. L'ho salvato.
stiamo mettendo qua il tamburino, dai. Sì, va bene, dai, possiamo dare il trappo. Straordinaria piazza qui alla notte della Taranta, e noi siamo di Cutrofiano e che facciamo? Facciamo la nostra musica, la nostra pizzica, raccontiamo le nostre storie, quelle da cui noi discendiamo, come questa canzone che abbiamo scritto noi per onorare l'albero di fico, la Columbara. Sbrigati, vedi.
Dai festa al mio paese, tocca a noi. Della musica popolare di Cutrofiano era Uccio Aloisi, di Cutrofiano era Uccio Bandello, di Cutrofiano era Ugo Gorgoni e tanti altri, erano gli Ucci che insomma hanno avuto il grande merito di far giungere fino a noi un enorme patrimonio di canti, di musiche, di melodie. L'ultimo di questo gruppo, ancora grazie al cielo, c'è, per quest'anno per la prima volta manca dal palco della Notte della Taranta insieme ai Gardisanti, era il nostro Uccio Casarano, che purtroppo questa sera non è potuto essere qui. E lui, noi facciamo due canti suoi, uno l'abbiamo fatto, il professore Daniele Durante, il direttore artistico dell'orchestra, l'ha intitolata La pizzica Beulicchi. Noi la chiamiamo La pizzica dell'Uccio perché non sapevamo come intitolarla, la canta solo lui. E poi sono dei canti che lui ha imparato dalla sua mamma, pensate, adesso alla tenera età di oltre 80 anni. E poi un altro canto è questa Carmela, con cui va a raccontare il carattere delle donne salentine, che è vero che sono bellissime, sono bravissime, sono delle ottime, però hanno un carattere, sono un tupecio tenurizzo, diciamo, spigoloso. E a tutte le donne del Salento dedichiamo questa Carmela.
Scritto Franco Corleanò. No, io sto proprio al centro. Un canto in greco che parla di migrazione. Ok, sì, grazie. Clama. E non lo so. Ho mandato un messaggio, ho detto che io stavo qui, lei ha detto tutto ok. Ok, va bene. Sì. Sesso.
Andramo pai, andramo pai.
Michele. Un bellissimo momento di aggregazione a Controfiano era la fera, quando c'era la fera. Hanno fatto una fera proprio. E alla fera, Vittorio, Dio lo sa che se vendia. Che cosa si vendeva alla fera? Animali, ciucci, pecore. Io vedo che vendia, io uno che faceva. Non so se hai sentito mai uova fresche, conigli, galline. Poi Ciardo, c'è vendiamo. Un mula forbici, che c'è facile? Come facile? E qui dove vendi a Rizzi, te lo ricordi? Rizzi, Rizzi! Poi arriva la zia e diceva i fieri bella pasta, i fieri bella pasta. Io me la ricordo che faceva la cucina per l'utabacco, la cucina per l'utabacco, non si capiva se era mascolo, femmina, non hanno una cosa. Piano, e cantare un porcicello, un porcicello.
notte su Valtuella. Buonasera cigana, thank you.
Allora noi ci avviciniamo al termine, facciamo un altro brano, dopodiché avremo degli ospiti importantissimi qui sul palco e poi vi saluteremo con l'ultima. Questa voce e allora il sindaco di Cutrofiano e la dottoressa Francesca Guido. Raffaella Guido, che figuraccia, l'ho anche scritto addirittura. Buonasera a tutti e benvenuti a Cutrofiano, città della ceramica. Siete veramente in tanti, da qua si vede un bel colpo d'occhio. Grazie per essere venuti a Cutrofiano. È un momento di solidarietà e partecipazione. Stasera la testimonianza di questa cornice di pubblico importante è naturalmente un sinonimo di solidarietà che passa anche attraverso un progetto importante che tra poco la dottoressa Raffaella Guido, che è qui accanto a me, che tra l'altro è una nostra concittadina, è uno dei medici del centro trapianti regionale del Policlinico di Bari e che ogni giorno combatte e si adopera per promuovere il concetto della donazione degli organi. Quindi un momento di sensibilizzazione che anche quest'anno la Fondazione della Notte della Taranta ha accolto, promuovendo attraverso uno spot specifico. Serve sensibilizzare la donazione. Donare significa tanto. Tra poco ve lo dirà la dottoressa Guido, è un atto che dovrebbe coinvolgerci tutti. È un sensibilizzare e alimentare quel senso civico che ancora probabilmente manca per la forte opposizione che c'è nei confronti della donazione. Donare significa salvare vite e la testimonianza è di uno dei medici che ogni giorno è in prima linea. Quindi ascoltiamo queste parole che saranno forti probabilmente, ma dovranno necessariamente avere un seguito da domani in ognuno di noi. Basta poco, diventare un donatore, basta passare dall'ufficio anagrafe del comune nel rinnovare la carta d'identità, basta andare dal medico curante, basta andare in ASL dal proprio distretto sociosanitario. È molto facile, quindi basta solo un poco di buona volontà. Prego dottoressa. Ringrazio il sindaco di Cutrofiano. Benvenuti a tutti. Sicuramente non c'è serata migliore per promuovere la cultura del dono, perché la musica è vita, come la donazione è vita. Il nostro spot dice, l'avrete visto e lo vedrete, salvare una vita è sempre una storia d'amore. Questo è quello che hanno dimostrato ieri i genitori di una giovane ragazza pugliese acconsentendo alla donazione della loro congiunta. Questo ha permesso di effettuare 7 trapianti che hanno portato alla vita altri 7. Come vi ha detto il nostro sindaco, potete effettuare una dichiarazione di volontà alla donazione degli organi in comune al momento del rinnovo o del rilascio della carta d'identità. Comunque, per maggiori informazioni potete visitare il sito del Centro Regionale Trapianti Puglia oppure la nostra pagina Facebook. Grazie a tutti e buona serata. Il dono è vita, ricordatelo sempre, come la musica. Niente, ci comunicano che noi dobbiamo chiudere così, avevamo preparato qualcos'altro, ma niente, vi dobbiamo salutare a tutti. Vi presento gli amici del gruppo: Enzo Polimeno, che ha suonato tamburo e tamburello, Luigi Polimeno col suo tamburello, Vittorio Chittano, fisarmonica, Alessio Giannotta, mandola e ukulele, e poi Marina Leuzzi, la voce, e Antonio Polimeno, voce, chitarra, Giuseppe Generale, la chitarra, eccetera eccetera. Ciao a tutti, un grazie alla Notte della Taranta che ci ha permesso di incontrarci qui a Cutrofiano, città della ceramica, il nostro paese, la pizzica chilometro zero. Tornate a Cutrofiano, al di là della Notte della Taranta, ci sono tantissime cose belle da vedere e da scoprire.
Ciao a tutti e buona permanenza ai turisti per buone vacanze. Arrivederci, alla prossima, dai Cardi Santi.